Ti prego, speriamo che compaiano le due lineette. Sì, diventerò mamma! Aspetta, diventerò mamma. Diventerò mamma! Questi dovrebbero essere i mesi più belli nella vita di una donna, e invece spesso diventano mesi di paure, angosce, insicurezze, che rovinano l'incanto della dolce attesa. Nel video di oggi voglio mostrarvi alcune delle paure che affliggono noi mamme nel periodo in cui scopriamo che dentro di noi sta per formarsi una nuova vita. Ma da quanto tempo che non ci vediamo? Non sapevo che fossi incinta! Sì. Ma ascolta, è un maschietto o una femminuccia? Secondo te? Dalla pancia direi che è un Hai maschietto! indovinato. Ascolta, ma quando sarà il fatidico giorno? Siamo quasi arrivati, il 21 aprile. Tesoro, non è che voglio spaventarti, ma il parto è stata la cosa più dolorosa di tutta quanta la mia vita! 24 ore di travaglio, non vorrei essere nei tuoi panni. Come vorresti rispondere? Brutta cretina! Per fortuna che non volevi spaventarmi! Chi ti ha chiesto di dirmi tutte queste cose? Io ho già un'ansia pazzesca, ma non ti darò la soddisfazione. Come rispondi veramente? Ma no, cara, figurati. Per il momento non ho assolutamente paura del parto. E poi ogni parto è diverso da un altro. Comunque mi ha fatto piacere. Ciao! Domani ho l'ecografia. Ho un'ansia pazzesca. Starà bene? E se non dovesse crescere come deve? E se dovessi perderlo? Ma io ho troppa paura. Ma non ce l'avevi paura, Marzia? Vedi che ce l'avevi paura? C'ho paura di non essere una brava mamma. Ma che stai a dire? C'ho paura di non essere come Ma te. smettila, sarai nostro, Ma mamma. quando nasce che faccio? Non so dove mettermi le Ma tanto mani. ci sarà mamma vicino a te, vedrai che mamma bravissima che diventerai, Sì, ne sono lo so, più però che convinta. è così piccolo, cioè. Lo so, sarà proprio il principe della casa. Monciccì, perché tanto tu sai come ti chiamerò. Monciccì, tu sei Monchi e Monciccì. E se non sarò come te? Ma sarai ancora più brava di me. Fidate. Riuscirò a tornare in forma. Sembro una balena. Mancano ancora 2 mesi e ho già preso 20 kg. Di questo passo mio marito non mi guarderà più come prima. Mi sono spuntate anche delle smagliature, per non parlare di questa cavolo di ritenzione idrica. Riuscirò a rientrare nei miei jeans preferiti? Venga, venga. Avanti, Buongiorno. buongiorno a lei. Vediamo un attimo il suo curriculum, anche scritto in russo. Vediamo un po' subito quante lingue parla. Bravissima, formata europea, però russo, etnia moldava, interessante come dialetto. Inglese, ovviamente. Lei si presentava per il ruolo di ingegnere clinica, ovviamente, no? Esatto, sì. Perfetto, perfetto. Anche un master in biotecnologie mediche, signorina, complimenti, eh? Grazie. Bravissima, vedo anche il massimo del punteggio. Guardi, sembra veramente la persona adatta per questo, no? Ah, ma vedo che è in dolce attesa. Sì. Beh, credo che a questo punto dovrà attendere ancora qualcos'altro, sì. Cosa? Lei lo sa cos'è? Lei è un maschilista! Amore. No, sono stanca. Alessandro oggi mi ha fatto tribola tutto il giorno. No, ti prego, c'ho sonno. Buonanotte. Ho messo da poco a dormire, ragazzino. Si sveglia, dai, amo. Ma che ha fatto? Senti, ma Meglio che si mettiamo a dormire. A mio figlio, non importa il dolore che dovrò sopportare per poterti incontrare, perché metterti al mondo sarà l'esperienza più bella di tutta la mia vita. Non posso prometterti di non avere paura se tu, per qualsiasi ragione, anche la più futile, non dovessi stare bene.
ma posso prometterti che io sarò sempre lì al tuo fianco. Il mio corpo cambierà, anzi, è già cambiato. Se guardandomi allo specchio non dovessi riconoscermi, guarderò te. Tu sei il mio gioiello più prezioso, e poco conta se per colpa di un mondo meschino dovrò rinunciare alla carriera, perché essere la tua mamma sarà il lavoro più bello del mondo. Ti chiedo scusa già da ora per gli errori che commetterò, perché non esiste il manuale della mamma perfetta. Essere mamma è qualcosa che cresce nel cuore, e dentro di me batte il tuo. Tua per sempre, mamma.